Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Zagarise. Siamo in compagnia della dottoressa Rita Tulelli per ricordare appunto il prozio Paolo Emilio Tulelli, filosofo, sacerdote, che ha donato una mole veramente grande di libri alla biblioteca di Catanzaro, se non erro, e che però era nato proprio qui a Zagarise, e Zagarise lo ricorda con questo bellissimo, questa bellissima manifestazione organizzata per l'appunto da Universo Minori. Parliamo con Rita di come mai ha deciso di organizzare questo evento e che poi si è concluso anche con la consegna di un ritratto del Tulelli. Sì, io sono appunto la presidente dell'Associazione Universo Minori, associazione che si occupa di tematiche minorili, di problematiche legate al disagio e alla devianza minorile. Oggi ho il piacere di essere a Zagarise, città natale di mio padre, città natale di Paolo Emilio Tulelli. Paolo Emilio Tulelli, nato a Zagarise nel 1811, il quale ha vissuto a Catanzaro, dove è stato ordinato sacerdote, e poi si trasferì a Napoli. A Napoli, dove fondò una scuola filosofica, e tra i suoi allievi ebbe appunto i figli del re Ferdinando di Borbone. I figli del re Ferdinando di Borbone, i quali gli regalarono un orologio di manifattura francese dei fratelli Iapis per ringraziarlo dell'aulica preparazione datagli. E oggi ricordo Paolo Emilio Tulelli, e come già l'ho ricordato il 13 aprile del 2010 alla Biblioteca Comunale di Catanzaro. Perché questa mia volontà? Perché il Tulelli nel 1884, come da testamento riportato, lasciò in eredità un migliaio di libri affinché si istituisse una biblioteca comunale a Catanzaro. Attuale biblioteca comunale che si chiama Filippo De Nobili, all'epoca nel lontano 1884 si chiamava Biblioteca Onestà e Lavoro. E oggi sono qui per ricordare il Tulelli, e l'abbiamo ricordato col sindaco Domenico Gallelli, con tutta l'amministrazione comunale che ringrazio, con l'onorevole Angela Napoli e con lo storico Ulderico Nisticò, il quale si è occupato tanto della figura di Paolo Emilio Tulelli. La volontà mia e di mio padre è quella di donare un quadro al comune zagaritano, un'effigie che sarà esposta nella sala consiliare del comune, e di questo ne vado veramente orgogliosa. Vado orgogliosa della figura che era Tulelli, perché Tulelli, voglio ricordare una cosa, non solo donò un cospicuo numero di libri affinché si istituisse una biblioteca comunale a Catanzaro, ma anche lasciò una dote affinché una giovane donna zagaritana potesse convolare a nozze, e anche un altro piccolo matrimonio economico da donare a dei giovani studiosi meritevoli, e affinché potessero appunto completare il percorso di studi. Quindi spero di poter, con la mia associazione, di mandare avanti ciò che il mio prozio aveva fatto nascere nel lontano 1884, appunto prima della sua morte. E perché questo? Perché dico questo? Perché il Tulelli noi lo ricordiamo come sacerdote, ma ricordo che era un intellettuale ed era un liberale, ma era anche una persona sociale, che amava il sociale, che era addentrato nel sociale. Quindi è anche come appunto il testamento stesso che ho appena detto dimostra. Quindi spero, con la mia associazione Verso Minori, di fare del bene agli erga omnes che si avvicinano alla nostra realtà, come appunto, perché noi ci occupiamo di dare supporto ai centri di educazione e ai centri di rieducazione. Quindi mi auguro che questo mio prozio possa andare avanti nel mio nome e nel nome della mia associazione, che ricordo opera totalmente senza scopo di lucro. Io penso che il tuo prozio sarà sicuramente fiero di quello che fate e che avete fatto e quello che continuerete a fare. D'altro canto, il proseguire della cultura è stato questo, cioè fondamentalmente lui ha dedicato la sua vita alla cultura, ne è emerso anche il profilo di una persona che cercava di dare una mano ai giovani a inserirsi, e questo è quello che poi alla fine dovrebbe fare una società civile, quello che cercate di fare voi da sempre come Universo Minori. Sì, infatti noi ci occupiamo di cultura nelle scuole, sì. Come ha detto, questo centro di educazione che è il secondo status dopo la famiglia, che è la scuola, e nei centri di rieducazione, perché noi facciamo anche volontariato, ci occupiamo di volontariato nel centro di rieducazione che è appunto il carcere minorile. Lavoriamo con solerzia, con amore,
nei confronti di chi vive un momento sfortunato, e il volontariato lo svolgiamo con amore, con passione, e speriamo questo seme che stiamo seminando possa far nascere un grande fiore, possa far nascere il fiore della pace tra tutte quelle persone che ne hanno veramente bisogno. Io ringrazio davvero la dottoressa Rita Tulelli per il tempo che ci ha dedicato, le auguro un buon proseguimento e seguiremo come sempre le attività di Universo Minori, perché sono veramente il nostro territorio, sono quello in cui noi crediamo. Grazie Rita. Grazie a voi, grazie a Liberi TV.